Ok, allora intanto voglio ringraziare per aver organizzato l'incontro con l'ambasciatore Terzi di Sant'Agata. È stato un viaggio breve, ma io credo molto, come si dice, proficuo. Allora, appena arrivati ieri abbiamo subito incontrato il segretario di Stato Katrin Sebelius e abbiamo avuto una bilaterale di quasi un'ora, direi, con poco meno di un'ora con una serie di in cui sono stati trattati una serie di argomenti importanti. Innanzitutto è stato affrontato il problema del memorandum of understanding, cosa è stato fatto in quest'anno. Vorrei ricordare che il memorandum of understanding è il risultato è il voler mettere a regime e sistematizzare una già esistente collaborazione con gli Stati Uniti, quindi non c'è da stupirsi che moltissimo sia stato in realtà fatto in quest'anno e parliamo dell'accordo con la Mason, tra Mason University e Istituto Superiore di Sanità, in cui una quarantina di ricercatori sono venuti in America e di cui ancora 10 sono qui, brevetti, pubblicazioni effettuate. La collaborazione con la NIH nel settore dell'oncologia, 50 ricercatori italiani negli Stati Uniti e oltre 50 progetti in vari settori, dalla biologia all'epidemiologia, alla diagnosi, alla terapia delle neoplasie che sono stati affrontati, mentre quella con la Mason University affrontava il problema della proteogenomica, che è fondamentale, che è stato oggetto di uno specifico approfondimento con il ministro Sebelius, che è l'argomento delle medicine personalizzate e delle terapie innovative, soprattutto del cancro. Come noto, ci sono delle terapie innovative che vanno a colpire i meccanismi molecolari responsabili, del cancro, però il cancro è una malattia multifattoriale, un certo paziente potrebbe non avere alterato quel meccanismo per cui quel farmaco, su cui quel farmaco agisce, questo è il motivo della scarsa specificità, ovvero sia su 100 persone questi farmaci agiscono su 20 persone. Questo crea non solo dei problemi evidentemente di clinici, no? Perché molti ammalati non possono venire curati, ma anche di sostenibilità economica perché sono dei farmaci carissimi. Quindi noi abbiamo anche nella manovra attuale, cioè la manovra di luglio, intenzione di razionalizzare quelli che sono i farmaci innovativi d'intesa con l'industria, con meccanismi di cost sharing, di payment by results registri, ma anche in collaborazione sia con il Consiglio Nazionale di Ricerca sia con la Mason University nell'ambito di questa ricerca, proprio per andare a trovare dei marker che rendano più specifico l'uso di questi farmaci. Un altro argomento che è stato poi affrontato in modo specifico è stato quello dell'obesità, che è oggetto di questa conferenza organizzata dall'ambasciatore Terzi. Sull'obesità avete sentito cosa è stato detto nel corso della conferenza, non mi voglio dilungare oltre. Quello che è certo è che gli stati, i governi devono affrontare un approccio che è stato definito multi stakeholder, ovvero sia devono mettere insieme tutti quelli che sono gli attori istituzionali e non, e quindi non solo i vari ministeri. Per esempio noi abbiamo fatto la piattaforma dell'alimentazione in Italia, dove c'è il Ministero della Salute, il Ministero dell'Educazione, della Scuola, della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Agricoltura, ma anche l'industria, anche l'associazione dei consumatori, anche i sindacati. Quindi tutti quelli che devono essere coinvolti, perché deve essere un processo, diciamo, globale di educazione che agisce su quelli che sono i settori del nostro progetto Guadagnare Salute, quindi sana alimentazione, attività fisica, lotta al fumo, lotta all'alcol, ma poi con una serie di altre iniziative che abbiamo ricordato, come sono quelle della cui si è parlato anche con il ministro Sebelius, che sono quelle dell'etichettatura, in cui, mentre gli Stati Uniti sono autonomi, l'Italia lavora nell'ambito della comunità europea, perché sono dei progetti di tipo europeo che esitano in raccomandazioni e leggi europee e che hanno esitato nella recente raccomandazione sulla etichettatura riguardante il problema dei claims nutrizionali, sempre per ridurre questo junk food, che è uno dei problemi importanti dell'obesità infantile. Ricordo l'obesità infantile in Italia, con qualche dato, il 25%
circa 12-13% di obesità, il 22% di sovrappeso, un 35% che diventa 49% in regioni come la Campania. Questo è dovuto all'inattività, a vedere troppa televisione, videogiochi e junk food e poca attività fisica. Si è parlato con il ministro Sebelius anche del problema del bioterrorismo. Ho ricordato che in Italia esiste una struttura di grado 4, l'ospedale Spallanzani, praticamente unica al mondo, una struttura molto grande, che è sicuramente la più avanzata d'Europa, la quale è naturalmente a disposizione per bioterrorismo o comunque emergenze tipo Ebola o emergenze anche di malattie trasmissibili che potrebbero intervenire. Strutture di tipo 4 sono strutture estremamente complesse. Il ministro Sevedo ci ha anche parlato di un'iniziativa particolare che ha portato a recente riunione di Rio de Janeiro, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con delle iniziative specifiche per la lotta contro il fumo, tra cui anche iniziative che comprendono dei messaggi anche SMS. Ci ha chiesto se volevamo partecipare, noi su quello sicuramente abbiamo manifestato un sicuro interesse a partecipare. Queste direi che sono gli argomenti principali di cui abbiamo parlato ieri con il ministro Sebelius, ma oggi c'è stata questa conferenza in cui, non so se i giornalisti erano presenti, comunque abbiamo espresso quello che sono le azioni italiane, alcune le abbiamo già ricordate. Il concetto generale, ripeto, è quello della partecipazione da parte di tutti gli attori, gli stakeholder. L'Italia comunque ha una serie di attività, per riassumere naturalmente la medicina deve diventare prevenzione in queste attività, per queste epidemie di obesità che si sta espandendo nel mondo. Adesso poi risponderei a qualche domanda più specifica, se non so se il professore vuole aggiungere qualcosa. Grazie, no, il Ministro ha dato un quadro estremamente completo, anche se sintetico, e vorrei da parte mia sottolineare come questa sessione del Global Health conferma un crescendo nell'interesse alla cooperazione fra il sistema della sanità e della ricerca medica negli Stati Uniti ed in Italia. Ecco, l'attuazione del Memorandum of Understanding, pur essendo un elemento, come ha detto il Ministro, che fissa un quadro già molto attivo e molto presente, dà anche un impulso ampliando anche settori di cooperazione, ma dando anche un forte incoraggiamento, dato che si basa su un rinnovato impegno di carattere politico, e quindi in questo senso è sicuramente un ulteriore passo avanti nel rapporto di collaborazione scientifica in campo medico e salute. Sì, volevo ancora aggiungere dal punto di vista operativo che col segretario di Stato Sebelius abbiamo concordato per quanto attiene all'Italia di affidare qui all'ambasciata il coordinamento di questi tavoli tecnici su tutti questi argomenti, e uno di questi sarà anche nell'ambito del Memorandum of Understanding il verificare se è possibile istituire un fondo tipo il Mandarin Fund che abbiamo istituito in Cina, proprio per finanziare in modo specifico questa attività. Con le banche italiane, come sapete, c'è qualche intesa, mi sembra. Sì, ci sono alcune banche che sono interessate. Comunque sicuramente l'ambasciata agirà da braccio operativo, naturalmente in contatto con il Ministero, per una serie di tavoli tecnici su questi argomenti.